Ascoli e Fiorentina di fronte al Picchio Village nel match valevole come recupero della prima giornata andata del campionato nazionale Under 17, girone C. Mister Ortega, la prima in panchina, punta su Zagaglia tra i pali, poi Caucci, Di Teodoro e Barraco, Di Filippo, Pettinari e Pellino, Lo Scalzo, Calvaresi, De Vitte, Tatosevic. Subito pericolosi Viola, al terzo minuto c'è questa imbucata di Bonanno per Maiorana che controlla e poi col sinistro Fredda Zagaglia. A segno il numero 9 dei Toscani, prova a reagire il Picchio con questa azione da corner, la deviazione sotto misura di Pettinari, pallone di poco out. Ancora l'Ascoli con questa iniziativa sulla destra di Tatosevic. Sul lato corto dell'area il servizio per Calvaresi, frana su di lui, turnone, lascia correre l'arbitro Ercoli, episodio dubbio. Punizione da tre quarti per la Fiorentina. Si lotta in area di rigore, poi il colpo di testa debole di Angiolini, presa sicura di Zagaglia. Avanza Caucci sulla destra, il suo cross. L'occasione per Tatosevic che viene murato da Biagioni, il capitano della Fiorentina. Poi c'è ancora un cross, stavolta di Lo Scalzo, colpo di testa di Tatosevic, di poco sopra la traversa. Torna in avanti la squadra toscana con questo inserimento di Pierdomenico, si salva con qualche affanno la difesa bianconera che poi riesce a liberare. L'Ascoli con questa ripartenza, ancora un attivissimo Tatosevic, alza la testa. Poi il suo cross viene anticipato sul più bello Lo Scalzo da Turnone. Punizione battuta velocemente. C'è Lo Scalzo in area di rigore, le sue finte. Poi il suo tiro cross viene neutralizzato da Dolfi, estremo difensore viola. Poco dopo la mezz'ora perde palla l'Ascoli sul cerchio di centrocampo, si invola tutto solo Majorana. Un'azione spettacolare, arriva in area e col sinistro sigla la personale doppietta, scatenato Stefano Majorana, 2-0 per la Fiorentina. 43esimo, l'Ascoli con Barraco, il suo destro dalla lunetta non è preciso. Si passa al secondo tempo con i padroni di casa che devono recuperare due reti. Calvaresi, lo scambio con Lo Scalzo, poi Tatosevic, ancora Calvaresi col destro, conclusione out. Corner dalla sinistra per i ragazzi di Mister Ortega. La torre di Filippo, Tatosevic in area piccola colpisce la traversa di testa. Qui sbaglia la Fiorentina, ne approfitta Lo Scalzo, le sue finte al limite dell'area, poi il sinistro leggermente deviato. Parata facile per Dolfi. Barraco. Sull'out di destra, poi c'è questa iniziativa da parte di Pellino, lo scambio con Calvaresi, nulla di fatto. Torna in avanti la squadra viola con Azzeni, allarga per il solito Majorana, assist per Ciocci che non può sbagliare, 3-0 Fiorentina, assist di Majorana e va a segno Ciocci. Sostituzioni per Mister Ortega, i viola invece sono allenati da Capparella, ex centrocampista dell'Ascoli. Non demorde però la compagine picena. Qui con il entrato di Leo. Poi al tiro va Di Salvatore. Non trova di poco lo specchio della porta. Majorana, il migliore in campo. Il tocco per Azzeni. Poi ancora Majorana all'altezza del dischetto col sinistro. Si divora un gol clamoroso. C'è questo cross dalla destra per l'Ascoli, tocco col braccio da parte di Sturli, lascia correre l'arbitro Ercoli. Altro episodio dubbio. Punizione per l'Ascoli, va Di Leo, poi al tiro va Flaminio, c'è una deviazione, corner per i padroni di casa. Siamo al 41esimo della ripresa e Flaminio col sinistro gonfia la rete, gioia personale per il numero 16 dell'Ascoli. Termina così 3-1 al Picchio Village, vince la Fiorentina che rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno. Per l'Ascoli invece è già tempo di pensare al prossimo match in programma tra 3 giorni al Picchio Village contro il Cosenza.